gennaio. Flor! Flor, non te ne andare, Flor! Signore, stia calmo. Posso aiutarla sì. in qualcosa? Sì, devo sapere in quale aereo sta viaggiando la signorina Florencia Santigiani. Queste sono informazioni riservate. Come riservate? Come riservate? Mi deve dare immediatamente questa informazione! Possiamo decollare, per favore, o fretta? Guardi, signorina, che mi pagano, perciò vado ovunque. Ma l'avverto che andare a Cricoragan è pericoloso. C'è una guerra civile in questo momento. Lo so che è pericoloso, lo so che c'è una guerra civile in atto, ma se regnasse la pace, se fosse tutto tranquillo, non mi divertirei, perciò decolliamo, per favore. Come vuole. Le auguro buona fortuna per quando arriveremo alla frontiera. Io invece mi auguro di incrociare nel cielo il mio adorato Massimo. Non ci faccia caso, mi lascia la fermata che può. Sicuramente tutti i pazzi che andranno a Cricoragan si incontreranno sulla stessa pista. Ora decolliamo o no? Signore, per favore, non mi costringa a chiamare qualcuno della sicurezza. Va bene, mi scusi. Vede, la donna che sto cercando è mia moglie. Ora lei sta fuggendo con un altro uomo. Si rende conto? Sì, mi rendo bene. Conto, va bene. Sì, e sì. Come si chiama? Santigian? Sì, Florencia Santigian. E mi dica quell'aereo che sta per decollare, dove... No, questa informazione non ce l'ho. L'unica cosa che so è che a bordo c'è solo una persona. No, non è quello, allora. Venga, venga, continui a cercare, continui. Per favore, continui a cercare. Presto. Ecco fatto, cintura allacciata, fumare. Non fumo, adesso decolliamo, comandante. Per decollare dobbiamo aspettare gli ordini della torre di controllo. Prego, gli ordini li do io, visto che ho tirato fuori i soldi. Andiamo. Sandoval? No, Sandoval, no, Santigian, Florencia Santigian. E per favore si sbrighi, perché forse sta per partire su quell'altro aereo che sta per decollare. Dove ha detto che sono diretto? Non lo so, se lo sapessi non sarei qui a chiederlo a lei, per favore. Un momento. Bene. Ho inserito i dati, che sono pochi, ma non importa. Cosa? Si accomodi, avremo presto informazioni. Avremo presto informazioni, ma che cosa vuol dire? Voglio vedere quando arrivano. Allora, non decolla, mi sono stufata, guido io. Signorina, per favore, lasci stare, questo non è un autobus. Senza gli ordini della torre di controllo non posso nemmeno accendere le luci del bagno. Molli i comandi e la smetta. Una historia, una risa que sonrisa, el amor que no se envuelve y la misma canción. Es un sueño que me espera, una espera que se sueña, para todos una fiesta y para vos mi corazón. Cuando llega Floricienta, la alegría se despierta, la ilusión se pone alas y voy a volar con vos. El milagro de la vida hoy te da la bienvenida. Mi hai tradito, faccia. Io pensavo che mi fossi amico. Ti giuro che ho pensato. E tu sapevi. Ma di no, tutto. Dai, lascia stare, non c'entra niente. Non me la prendere con lui. Lui non c'entra niente. Ecco. Ha capito che stavo provando qualcosa per Olivia e ci siamo quasi picchiati. E perché non l'hai picchiato? Spiegamelo. Perché non l'hai fatto? Andiamo, tranquillizzati. Non ha fatto niente comunque. Non ti non mischiare, te la prendere con lui, Franco. Smettila. Era un mio problema e pensavo di poterlo risolvere. Risolvere come? Dando fastidio alla donna che amo. Così Franco, io non volevo dare fastidio a nessuno. Calma. Provo soltanto dei sentimenti. Basta. E basta. Io ti ucciderei e basta, mi dice. Franco, io non farei mai niente che ti possa fare male, siamo amici. Non venire fuori con questa storia dell'amicizia. Non ti credo, purtroppo mi sono sbagliato con te. Adesso vado di fretta e non ho più voglia di parlare. Finiamola qui. Niente da fare, non vuole capire. La verità è che non so cosa pensare. Comunque, hai fatto bene ad ammorbidire le cose. Si può sapere che cosa aspetta la torre di controllo a farci decollare? Sono situazioni di routine, bisogna aspettare. Nel frattempo, perché veda la mia buona volontà, preparo i motori al massimo, così quando ci danno il via partiamo. Si prepari, così decolliamo subito. Sono già pronta, sono 25 minuti che sono pronta, porca miseria. Ho due bustine nel caso mi dovessi sentir male e ho anche il mio amuleto che risolve qualsiasi inconveniente di viaggio. Sono assolutamente pronta, quindi lei faccia quello che deve fare, scaldi i motori e parta.
Oh, fatine delle nuvole e delle turbolenze, proteggetemi da pericoli aerei, liberatemi da ogni male, fate soffiare un tenue vento perché sono sensibile all'altezza o alla pipì facile. Lasciatemi! Lasciatemi, ho detto! Toglietemi le mani di dosso, adesso basta! Dica a questi della sicurezza che mi lasciano in pace perché sono capace di qualsiasi cosa! Va bene. La smette di dare fastidio? Altrimenti dovrò chiamare la polizia perché la caccino dall'aeroporto. Ma non si rende conto che sono disperato? Mia moglie sta per andarsene con un altro uomo, io sono qui inerme come un idiota. E che colpa ne ho io? Le ho già detto che se non mi dice dove è diretto il volo non posso rintracciare questa Florence. E adesso mi lasci lavorare in pace. Aspetti, c'è una passeggera con questo nome ed è diretta a Krikoragan. Krikoragan? E perché? Non lo so, comunque è sull'aereo che sta per decollare. Strano che risulti un solo passeggero. Ma che vuoi? Su! Vieni, andiamo. Sì, che maleducato. Ripeto, decollo autorizzato, buon viaggio. Ah? Pronti? Parlare con la sua fidanzata, signore. Ripeta, per favore. Decollo annullato, ripeto, decollo annullato. Perché? Può spiegarmi che succede? Devo salire a bordo. E adesso con chi sta parlando? Sono un ispettore di sicurezza, spenga i motori, fra 5 minuti salgo. Il volo per Krikoragan deve essere ispezionato. Pronto. Finalmente! Si può sapere dove sei finito? Sono in missione, dimmi che cosa vuoi. Indovina. Qualcuno ha utilizzato la mia carta di credito per affittare un aereo privato, ma ti rendi conto, con i miei soldi? Ma quelli sono i soldi della famiglia Fritz e Walder. Non immagini chi ho visto passare davanti a me un attimo fa con questi occhi. Massimo. Chi? Ma si è partito! Ma no, non è partito! Sta succedendo qualcosa di strano, ti devo lasciare, l'ho perso di vista. Dove sei? Beh, sto seguendo Flor, sembra che voglia partire per Krikoragan. Lascia che se ne vada. Sì. Pensa, Massimo, non è andato da nessuna parte. Ma che succede, mamma? Che abbiamo fatto? E Flor, dov'è? Non lo so, sembra che se ne voglia andare a Krikoragan. È la cosa più bella che poteva succedere. Certo! Che c'è? È stata lei ad usare la mia carta di credito per affittare l'aereo privato. Ah, che vergogna usare soldi che non sono suoi. Ladra, ma non importa. Me li riprenderò con gli interessi. Cosa pensi di fare, Delfina? Se Flor non c'è e Massimo non dà segni di vita, approfitterò per togliermi di torno quei piccoli mocciosi. Allora, che te ne pare? Era ora, bambino mio. Arrivo subito, prepari i documenti, per favore. Ok, ma che state cercando? Ho bisogno di controllare e timbrare i passi. Una questione diplomatica, passo e chiudo. Passo e chiudo. Sì, che c'è? No, niente, ho lasciato qui una... Scusi, ma l'ho fatto per una buona causa. Perché non parlate più? Anche noi vogliamo sapere le cose, eh? Adesso no, vi prometto che poi vi racconto. Sì, dici sempre così. Bata, scusami, è colpa mia. Ho creduto che avessi intenzioni strane con Olivia, invece no. Allora l'ho detto no, a Marty. No, il vero colpevole sono io, che non so tenere un segreto. E così l'ho raccontato a Nico, scusami. Sì, va sono bene, io il vero colpevole, che l'ho detto a questa lingua lunga di Valentina, che poi l'ha raccontato a chiunque. Non essere ingiusto, Nico, io l'ho soltanto detto a Marina, che tra l'altro già lo sapeva. Ci sono eventi del destino che non si possono cambiare. No, il destino non c'entra niente. L'unico colpevole è Faccia, che non doveva fare quello che ha fatto. È stato un vero traditore. Con quella sì, infatti, faccia d'angelo sarebbe proprio da... Sì, c'è un comandamento che dice non desiderare la donna ad altri. Hai ragione, è un tradimento biblico. Sì, ha voluto fare il furbo e non ci è riuscito. Speriamo che Franco lo prenda essere, e lo gonfi di botte. Oppure... lo lasci. Ecco, Faccia. Sai, Faccia, come si dice quando questo sfogo verbale che hai ascoltato è prodotto dal nostro turbamento? No, non serve, Nicolas, non importa. Non ti giustificare. Adesso il traditore se ne va e non vi disturberà più. Ciao. No, aspetta. Ah, no, non ci posso credere.
Chiedo a Faccia di venire a parlare con voi per giustificarsi e guardate che devo ascoltare. Devono venire a mettere un timbro, potevano farlo prima, scusi. È come se una madre si mettesse a firmare il libretto di giustificazione per strada. Io lo farei prima, mentre i figli fanno colazione, per esempio. Krikoragan è una polveriera, signora. È necessario prendere precauzioni. Lo so che si devono tutelare, ma dovevano farlo prima, non adesso. Io ho capito che cosa vuole lei. Vuole più soldi, ma non ci casco dei colli subito prima che io perda la pazienza. Perché allora non si arrabbia con l'ispettore? Mi arrabbierò anche con il presidente della nazione. Se continua così a Krikoragan, ci arriviamo l'anno prossimo. Il mio massimo è sotto il fuoco del nemico. Io lo devo salvare, lo capisce? Sono veramente stufa di lei e dei suoi maledetti timbri fuori orario. Oh! Tu, che ci fai qui? Non capisco che cosa sta succedendo. Devo informare lei e la sua passeggera che questo volo è cancellato. Non avete l'autorizzazione per uscire dal paese. Signora, signora, deve capire che senza autorizzazione non si può decollare. Secondo lei ho la faccia da trafficante di droga, ma per favore. E lei, caro ispettore, mi dia un motivo valido perché io non debba partire? Mi spieghi perché non posso uscire liberamente da questo paese? Signor pilota, devo parlare un attimo con la passeggera. Ah. Signora, devo ammettere che lei è una testarda. Ah, sì? Sì, che se non ha il passaporto non può andare da nessuna parte. Che la cosa dici? Ma che cosa dici? Qua. Per favore, questo volo non va da nessuna parte, non va a Krikoragan, è cancellato. Sei un prepotente. Permesso. Signore, volevo dirle che quest'uomo qui dietro non è un ispettore. Lui vuole tarzarmi le ali per non farmi partire. Perciò lei decolli, forza, coraggio, andiamo. Mi dispiace, andiamo. Signora, ma io ora devo parlare con la torre di controllo. Perfetto. Con permesso. Lui va a parlare con la torre di controllo. Non so se hai capito. Qui è Alfa Beta 56 che chiama. Mi autorizzate al decollo? Perfetto. Confermato, non possiamo volare. Come? Non siamo autorizzati a sorvolare una zona di guerra. Mi dispiace, signora, lei deve abbandonare l'aereo. Ah, no, io vado a Krikoragan. Quant'è vero che mi chiamo Florence Santijan. Vado in monopattino, vado in nave, in qualsiasi maniera, anche a piedi. Fermo là, fermo! Sicurezza, sicurezza, questo non è niente! Arrestatelo, arrestatelo! Di Krikoragan, lasciatemi! No! Ecco, ho messo la polvere, adesso che faccio? Ma è facile, Valentina, non ci vuole una laurea per farlo. Dopo che hai messo la polvere, ci aggiungi dell'acqua bollente, giri bene e la cioccolata è pronta. Ma guarda, è facilissimo! Siamo stati perfidi, abbiamo distrutto il povero Faccia. E se davvero non tornasse, vivremo sempre col senso di colpa. Chi crediamo di essere noi per giudicare gli altri? È andato via malissimo. Dovremmo chiedergli scusa. Sì, scusa, è facile chiedere scusa. Prima di parlare bisognerebbe pensare. Faccia se n'è andato molto dispiaciuto. Sì, abbiamo visto che se n'è andato molto dispiaciuto, però io lo conosco. Non credo assolutamente che abbia approfittato della situazione. Mi sembra che non siamo gli unici ad essere tristi. Questa casa non è più la stessa senza Massimo. Secondo me non torna più. Mi dispiace, lo abbiamo trattato troppo male. Andiamo, Roberta. Delfina vuole parlare subito con te. Che vuole quella strega? Io non so, non domando, obbedisco solo a ordini. Ma chi se ne importa? Lasciala che aspetti. Ah, ti difendo io da strega. Tu mi difendi, andiamo. Tu mi devi difendere. Vi consiglio di lasciarmi andare, altrimenti vi troverete coinvolti in un conflitto diplomatico. L'aereo stava per decollare, sei dovuto apparire tu. Shh, abbassa la voce, vedrai, un giorno mi ringrazierai. Non ti ringrazierò mai, non dovevi intervenire. Tu sapevi che avevo bisogno di partire. Sì. Non ti perdonerò mai la cattiveria che mi hai fatto. Non avresti mai dovuto farmi una cosa del genere. Sto dicendo, non puoi capire, ascolta. Sarebbe stato pericoloso per te andare a Krikoragan. Perché non hai il passaporto, è illegale. Io ho pensato bene di salvarti la vita, capisci? Questa tua doppia faccia, quella di ispettore, impostore. Molto professionale, se hai improvvisato sappi che ti è riuscito molto bene. La verità è che tu non conosci la faccia di un uomo preoccupato per la donna che ama. Non cominciare con questa storia adesso. Quello che hai fatto è stato terribile e non te lo perdonerò. Che ci fai qui? È venuto a salvarmi, ma adesso se ne va. Sì, me ne vado. Vero che te ne vai? Me ne vado. Se n'è andato? Ma allora ce ne andiamo?
Bene, tesorino, ho organizzato tutto, ho parlato con la mamma. Lei non può venire prima di 3 giorni, perciò sai che cosa ho fatto? Ho comprato un biglietto per non perdere tempo, quindi partirei subito. Un biglietto aereo, non un passaggio in pullman, visto come sono brava. Hai già viaggiato in aereo? Ecco il tuo zaino e le tue cose, ti ringrazio di tutto. È stato molto bello conoscerti. Così mi difendi, Greta? No, io non potrei fare niente per te, piccolina, ma io... Io non comandare niente qui, lei purtroppo essere padrone, signora in questa casa. Io non ho intenzione di andarmene. Invece te ne vai subito, mocciosa. Che sta succedendo, Delfina? Perché urli? Questa strega mi vuole spedire a Salta. Prima dovrai passare sui nostri corpi. Giusto. Lo farei con immenso piacere, non provate a fare i cattivi con me, non funziona. Roberta non se ne va via. Roberta non va via. Roberta non va via. Sei tu che te ne vai. Non fate gli insolenti con me, altrimenti vi caccio tutti immediatamente da questa casa. Massimo se n'è andato e io sono la vostra tutrice, la vostra signora e padrona. Fermi tutti. Siete circondati. Hai aggredito l'ispettore capo, perché? Io non ho aggredito nessuno. Mi hanno aggredito, mi hanno picchiato e buttato per terra. Non continuare con questa storia. Rispondi alla domanda. L'ispettore ti ha riconosciuto. E allora come vi spiegate che quello buttato per terra nel bagno e addormentato fossi io? Non fare il furbo, sei nei guai fino al collo. No, 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 voi state sbagliando persona, signori. Io sono il conte di Cricoragan. Ah, il conte. Hai sentito, Luis? Il conte. Se questo è un conte, io sono Brad Pitt. Oh, sì, sì, lei sarà pure Brad Pitt, o chi le pare. Io comunque vi sto dicendo la verità. Voi mi trattate male perché mi vedete vestito così. E poi è la parola dell'ispettore contro la mia. Fatemi vedere le prove oppure dovrò denunciarvi. Non abbiamo nessuna prova. Ah, no. No. Non c'erano telecamere. Bene, mi sembra geniale. Lo dovremo rilasciare, capisci? Bene, se ne vada. Vada via. Oh, sì, sì, poi certo. Poi continueremo le indagini, ma lei non lasci il paese. Beh, bene. Dovete mettere le telecamere. Ah, ancora una domanda. Non sa se l'aereo che sta per decollare è per caso diretto nel Cricoragan? Ma se ne vada, per favore, altrimenti la richiudiamo con la camicia di forza, capito? Se sì, ne vada. Sì, 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 me ne vada. Se ne vada, prima che mi pento. Agli capitano. Conte dei miei stivali. Così mi fate male! Roberta, non se ne va! Mocciosa, Che cosa succede? Vieni qua. Signore, signore, che è successo? Perché è ridotto così? Vedi, Evaristo Flore è partita per il Cricoragan e io no. Ma perché lei se n'è andato senza di me? Florencia... L'hanno maltrattata? Cosa le hanno fatto? Che le è successo? Florencia è andata nel Cricoragan per cercarmi, capisci? Lei mi ama, Evaristo. Dove sono quegli assassini? Io giuro che gliela farò pagare. Perché la signorina è andata a Cricoragan? Un momento, ora andiamo. Che le è successo? Non lo so, non lo so. Forse avrà pensato che me ne fossi andato. Ma ti rendi conto che lei non mi odia? Signore, mi ama, mi ama. Siamo poveri. Ce ne dobbiamo andare dei delinquenti. Ci hanno rubato tutto. Ma siamo poveri. Sto parlando con lui, no? Come verli? Siamo nudi! Che sia ben chiaro, se le metti addosso soltanto un dito, io ti torco il collo come a una gallina, chiaro? Giusto. Senti, i documenti dicono che l'unica tutrice e padrona di questi ragazzi sono io. E se io ordino che Roberta se ne va, Roberta se ne va. Sai che cosa ti ordino io? Le idee che hai in testa? A te e alla strega di tua madre che vive di cattiveria. Non ti azzardare ad insultarmi, Flor, e tu fai l'uomo, difendimi, coraggio! Certamente, gancio destro, gancio sinistro, colpo di testa e poi... Oh! Zitto! Ordine! Dobbiamo riorganizzare questo caos, per favore. Non si può vivere senza disciplina. Roberta, tu vieni con me. Nein! Prima dovrei passare tutti sul mio corpo. Sì, sul tuo e quello di chiunque. No, Draco, basta! Fermi! Delfina ha ragione. Roberta, è meglio che torni a casa tua. Flor, ma che stai dicendo? Sei diventata matta? No, ci ho pensato e Delfina ha ragione. È meglio che Roberta se ne vada. Ma Flor, così assecondi Delfina. Sei matta, non puoi mandarla a Salta. Basta, non si discute. Delfina è la vostra unica tutrice e si fa come dice lei. Brava, così si parla, Flor. E se non fate quello che dico, pagherete tutte le conseguenze. Adesso basta, smettila, non spaventarli più. Ormai stiamo facendo quello che vuoi. Così deve andare il mondo. Uno comanda e gli altri obbediscono. Andiamo, mocciosetta. Aspetta, Delfina! Flor, aspetta! Aspetta, l'accompagno! Ah, ma sì, via tutti! Lascialo, che se ne vada! Uno di meno! Flor, ma scusa, vuoi spiegarmi che stai facendo?
Ti chiedo solamente un favore, non perdere di vista Lorenzo. Che succede? Non capisco, che cosa nascondi? Non preoccuparti, sta tranquillo. Mi occupo io di Roberta. Ora va. Andiamo. Flor, capisco che quella strega ha in mano il potere del lei a comandare, ma tu prima mi avresti difeso. No, amore mio, stai tranquilla, tesoro. No. 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 Tu pensi che le permetterei di cacciarti via? Ho agito così solo per farla contenta. È lei che comanda adesso e non voglio che ci si metta contro. Lo capisci, tesoro? Lo sapevo che non sei come quella brutta strega. No, non diventerò mai una perfida strega. Purtroppo adesso è Delfina che dispone e comanda su tutti. È lei che ha preso il potere, ora che Massimo se n'è andato. Beh, se n'è andato, sono io che l'ho cacciato via per colpa dei miei brutti pensieri contorti. È tutta colpa mia. Se è per questo, anche noi l'abbiamo trattato male. E adesso siamo rimasti soli e indifesi nelle mani di quelle brutte streghe. Non so come farò, ma ti prometto che riuscirò a trovare Massimo a Krikoragan e lo convincerò a qualsiasi costo a tornare qui da noi. Che ne sarà di me? Ti nascondo. Dove? Non lo so. Aspettiamo che passi la bufera. Andiamo. Sì, va bene, d'accordo, capisco quello che mi dici, ma resta il fatto che Faccia mi ha tradito. Mi ha tradito! Certo, però ci siamo comportati male. L'abbiamo ucciso, povero ragazzo. E a me non pensate. Vi siete chiesti come posso stare male io? Qualcuno ha capito il torto che mi è stato fatto, insomma. Franco, noi stiamo dalla tua parte. Ma Faccia è innamorato di Olivia, sono sentimenti, non è facile gestirli. Succede di innamorarsi della persona sbagliata. Guarda te, per esempio, ti sei innamorato di tua cugina, che è un amore impossibile. Guarda. Qui c'è una foto tua con Olivia da bambini. Siete con tuo padre e tua madre. E con tuo fratello Federico. Che stai dicendo? Ragiona. Sono anche tua madre, tuo padre e tuo fratello Federico. Sì, sì, beh, adottivi, sì. Nicolas, ehi. Federico è stato sempre nostro fratello. È stato sempre con noi. Ed è ancora con noi. Sì, certo, sì. Non sei tenuto a credermi, ma io l'ho visto. Lui è... Chi hai visto? Niente. Ma ti rendi conto di quanto sono idiota? Mi preoccupo per Faccia e per Olivia quando ci sono tante altre cose importanti. Aspetta, aspetta, Franco, ti è passata l'arrabbiatura? Che cosa è successo? No, non è questo, non mi è passata la rabbia. Succede che mi sono reso conto che ci sono cose più importanti, che l'amore è più importante e che ci sono cose che vanno più in là. Ma dove? Dove? È un modo di dire. Ah, capisco. Nicolas, mi devi fare un favore. Flor mi ha chiesto... Non mi parlare di Flor, te lo chiedo. Favore, per favore, ascoltami. Non mi parlare di lei. È molto importante. Mi ha chiesto di sorvegliare Lorenzo. Lei sospetta che abbia avuto qualcosa a che fare con il furto dei soldi. Dobbiamo architettare un piano per seguirlo senza che lui se ne possa rendere conto. È fatta. Ho in mente un piano. Sei un genio. Perché non hai lasciato che Flor se ne andasse? Prima di tutto, non ho potuto perché l'aereo non è decollato. Non ho potuto, non ho potuto. E io come ho potuto mandare via di casa Roberta? Tu non volevi che adesso Flor basta, se ne andasse? Questo era tante stupidaggini. Forza, sbrigati, prendi carta e penna e scrivi. E quanti babei abbiamo fregato, vorrei dai. Vorrei sapere perché non sta zitta, perché non la smette di parlare a Bambera. Qui le uniche persone che fanno qualcosa siamo mia moglie ed io. Come? Sì, gli unici che risolvono sempre tutto siamo noi. Adesso contiamo i babei che stiamo fregando. Sì. Per primo Massimo, che è in prigione del povero. Poverissimo. Sì, e poi Roberta, sì, che se n'è andata da sua madre lontano, lontano, assai. E adesso, sì, dobbiamo liberarci anche degli altri mocciosi. Li dobbiamo spedire molto lontano. Va bene, basta, basta, una, basta, 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 basta. Cosa state blaterando? Parlate. Ma perché ci interrompe? Stiamo parlando di cose importanti. Non c'è niente di più bello che vedere una famiglia unita. Bravo, hai detto bene, la famiglia. E tu però non sei della famiglia, perciò vattene, sparisci, stupido. Che peccato, figliastra. Perché questo stupido ha delle novità incredibili. La ciliegina sulla torta, ma se non vi interessa, addio. Parla, Boniglia. Qualcuno avrà un problema. Uno, due, tre, questa volta tocca a te. Sì, a te.
Florencia Fassarino ha chiesto ai quasi gemelli Fritzenwalden di controllarti perché sospetta che tu abbia rubato tutti i loro soldini. Meraviglioso! Adesso io mi chiedo, da cosa ti maschererai, pezzente di un hippie, adesso che il tuo dolce Morino non ha più fiducia in te? Bisogna levarle questa idea dalla testa quanto prima. Dobbiamo trovare un altro colpevole. Immediatamente. Ah, sì? E chi? Uno, due, tre. Lo so. So chi può essere. Chi è? Chi? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Beta penserà a me. Sì, ti è già preparato da mangiare. Sbrighiamoci, altrimenti non arriviamo mai. Devo sapere se Flor se n'è andata o no. Vuole sapere questo? Quando lei è andato via, anche il cane la odiava, signore. Non mi interessa, voglio sapere se la mia principessa mi è venuta a cercare. Ah, sei qui. Ti cercano tutti, hai spento il cellulare. Io volevo parlare con no, te. No, scusa, non ne ho voglia adesso. Che cos'è quello, faccia? A che ti serve quello zaino? Che significa? Me ne vado. Cosa? Olivia, mi sono reso conto che non sono più benvoluto qui. È colpa mia. Perciò, se rimango, aumenteranno i casini e non voglio. No, non è così. Non puoi andartene per questo motivo. Pensaci bene. Lascia stare, dai. Per favore. È meglio così. Ok? Perdonami. Perdonami e spero che mi perdonino tutti. Accidenti, quanto è buono. Tieni. Grazie. Io credo che la tristezza mi scateni un desiderio vertiginoso di cioccolata. Non capisco, non capisco la storia di Roberta. Sì, la strega ne ha fatta un'altra delle sue. Perché Flor non l'ha difesa? Una volta, se la strega avesse voluto cacciare via Roberta, Flor l'avrebbe presa per i capelli e avrebbe scacciato lei. Non voglio che i ragazzi mi vedano. Mi sento male, mi manca. E se non tornasse più? No. No, dobbiamo fare qualcosa affinché ritorni, perché lei è della famiglia. Ora sarà lontana e sola. Sarà sull'aereo. Perché Flor ha fatto questo? Perché? Allora è vero. Flor se n'è andata. Da sola, Evaristo. Mi vuoi dire che ti succede? Roberta è nostra sorella e adesso a chi tocca? Sicuramente a me che sono adottato, vero? Lascerai che caccia anche me? È stata tutta una messa in scena, non volevo discutere con Delfina. Figurati se mandavo Roberta a salta, l'ho nascosta. Ah. Sei più tranquillo adesso? Sì. Mi raccomando, non dite niente a nessuno, non una parola, siamo certo, intesi? Certo, neanche sotto tortura diremo niente a nessuno, no, no. Quasi tutti in tortura, chissà che sta succedendo a Krikoragan, bisognerebbe sì, sapere sembra qualcosa. Sembra che ci sia un gran caos, non si sa molto. Devo andare a trovare Massimo, devo chiedergli scusa, devo fare un sacco di cose. Che cos'è questa storia che Massimo è innocente? I ragazzi dicono che tu hai detto così. Sì. Sì, è vero, adesso finiamo quello che stavamo facendo, va bene? Sì. Dammi lo zaino, per favore. Metti uno lì e poi mettiamo un altro lì. Che state facendo? Quello che ci hai chiesto, Flor. Mettiamo microfoni per tutta la casa per incastrare Lorenzo. Ne abbiamo messo uno nello studio. Adesso bisogna sapere la verità e nient'altro che la verità. E che dobbiamo fare con quello? Ascoltare Lorenzo che è nello studio. Basta accenderlo. Avete già sentito qualcosa? Qualcuno ha parlato, ha confessato? No, adesso sentiremo tutto con questo apparecchio. Che succede, Flor? Niente. Che fate voi due qui? Stavamo notando che c'è una tappezzeria molto brutta, proprio brutta. Bisogna cambiarla. È orribile, è orribile. Io sì. Non capisco come possa piacere. È veramente... Magari più colorata? E Roberta? È partita per la sua terra? Sì, è già partita. Se n'è andata molto triste. Sì. Depressa, sì. Angosciata. Vero, sto male se ci penso. A volte purtroppo vanno prese certe decisioni. Per quanto riguarda la tappezzeria, potrebbe essere una buona idea sì, cambiarla. Sì. Invece di metterla colorata, mi piacerebbe che fosse tutta nera. Vado da Lorenzo sì, che mi stava dai. Cercando. Magari vuole parlarmi dei tuoi soldi. Forse ha trovato il là. Ciao, Lo. Renzo, stavi cercando, volevi parlare con me? Sì, esattamente, volevo parlare con lei. Visto che è la tutrice, volevo dirle, commentarle un fatto davvero molto spiacevole. Oh, per favore dimmi, non mettermi paura.
Mi sono permesso di investigare sul furto che è stato fatto ai danni del conto di Flor. E ho scoperto una cosa terribile. Quale? Si sente bene? Sì, sì, certo, dimmi. Quello che sto per dirle è davvero eclatante. Rimarrà molto impressionata. È difficile sia da dire che da ascoltare. Ho le prove di chi possa essere il ladro. Si sente bene? Sì, sì. Glielo dico? Sì, certo. Il ladro è molto abile. Accidenti, quanto ci gira intorno? Perché non lo dice senza fare tante storie? Sì, il ladro che ha rubato dal conto è veramente molto abile. Il ladro è una persona molto vicina a lei. Porca miseria, perché ci mette tanto a dirlo? Si tratta di sua madre. Sua madre, la signora Malala. La strega grande. Mia madre? Ma che cosa stai dicendo? La verità. E nient'altro che la verità. Sua madre è la ladra. Mia madre? Tu hai le prove di quello che dici? Sì, ho le prove. Le prove e i testimoni. Sei sicuro di quello che dice mia madre? Sì, mi lo lasci so di che sasso, è molto difficile accettarlo, ma purtroppo è così. Io ho notato un atteggiamento che mi ha insospettito nella signora Malala. Ah, sì? Lei osservava attentamente Flor quando firmava qualcosa. Poi l'ho scoperta mentre si esercitava a copiare la firma. Un giorno è uscita di casa con un atteggiamento molto ambiguo. Indossava un cappotto nero. Si era lasciata crescere un paio di baffi. Secondo me non si era depilata. È uscita di casa ed è andata direttamente in banca. Una volta dentro si è diretta immediatamente allo sportello. Ha sorriso in modo molto insinuante al cassiere. E da come li ho visti parlare ho dedotto che le chiedeva un'ingente somma di denaro. Ha tirato fuori una valigetta e ha riposto il denaro. Dopodiché è uscita immediatamente dalla banca. Una volta fuori dalla banca ha chiamato un taxi. Che faccia tosta prendere il taxi con i soldi degli altri? È salita sul taxi ed è andata direttamente a casa. Quando è arrivata ha pagato la corsa, è entrata ed è andata direttamente in camera sua. E spiando ho visto che ha nascosto la valigetta nel guardaroba. Nel guardaroba? Andiamo! Mi dispiace di averle detto queste cose. Immagino quanto sia doloroso per lei. Resista, signorina Delfina, resista. No, per favore, perché mia madre, no! È molto pallida, sta per svenire. Malala, dimmi che sono un cretino, uno stupido, un disastro universale. Cretino, stupido, disastro universale! Sei stupenda! Quella brutta strega maligna ha nascosto i miei soldi, quella ladra! Adesso mi sento. Bastardo! Che state facendo? Fermi dove siete! Non toccate il mio guardaroba o ve la vedrete come, capito? Non ci penso nemmeno, qui c'è qualcosa che mi appartiene. Eccola! Non ti bastavano i tuoi soldi, vuoi anche quelli degli altri, brutta ladra! Certo che tu sei la peggiore delle peggiori, mia cara! E tu sei il più stupido degli stupidi, cosa è quella? Cos'è quella? Il mio denaro! Guarda, hai rubato tutti i soldi di Flor, finirà in prigione! Prigione? Malala, vuoi che tiri fuori il mio macete e tagli con un colpo solo la testa a tutti e tre? Sta zitto, stupido! Non capisco niente! Ma come hai potuto? Lorenzo mi ha raccontato tutto! Io ho pensato... Mia madre no! Mia madre no! Ma da quello che vedo mia madre sì! Come hai potuto rubare il denaro a Flor? Lorenzo ti ha detto questo? Sì! Non è possibile, qui c'è un errore! Usciamo da questo nido di serpi velenosi! Credimi, Flor, non so come chiederti scusa a nome di mia madre! Ti chiedo umilmente! Come puoi fare una cosa del genere a tua madre? Perché ti sei inventata questa bugia? Mamma, l'ho dovuto fare soltanto per forza di causa maggiore, solo per questo! Per forza maggiore? Sì! Tu incolpi me, tua madre, per difendere quel povero disgraziato! Scusa, Delfina, e scusa anche tu, Malala, se glielo dico, questo è alto tradimento! Chiudi quella bocca, stupido! Flor è andata nel Cricoragan. Questo significa che mi ama, capisci? Mi ama, devo andare a cercare. È impossibile, signore. Non abbiamo un centesimo, neanche per prendere un autobus, a meno che lei non venda quel gioiello. Allora sì, potremmo mangiare e pagare l'hotel. No, no, non se ne parla nemmeno. Questo è per Flor e non si vende. Va bene, ma l'unica cosa che le chiedo è che lei mi rimanga vicino. È pericoloso che lei viaggi. Essendo lei il personaggio che è molto pericoloso. Siamo già scampati a una tragedia. Basta, basta, basta con le superstizioni. Perché non mi aiuti a trovare una soluzione invece
di essermi contro. Devo andare a cercare Flora. E va bene. Ma come? Non lo so, ma bisogna trovare la maniera. Lei si è messa in pericolo per me. Non la posso abbandonare, la devo raggiungere. Parto. Signore, aspetti, signore! Torni qui! Cristo! Preparati a vivere una nuova e straordinaria disgrazia! Devi denunciare Frau Malamala, Polizia! Dovere mettere in carcere Malamala, Ya! Non voglio tragedie, non voglio più guai. Volevo recuperare i miei soldi e basta. Non mi interessa nient'altro, credimi. Io andare a prendere telefono se tu forse pentirti. No, non serve. Io ora devo andare a cercare il conte. Promettimi che ti occuperei dei ragazzi se mi dovesse accadere qualcosa. Ti prometto che io occuparmi. Se tu dirmi che succede, per favore, non posso, adesso devo scappare, devo andare via di corsa. Tu promettimi che ti occuperei dei ragazzi. Ya! Ah, grazie, Greta, grazie, grazie. Che tesoro. Lorenzo? Sì? E grazie. Non sai quanto ti sono grata per avermi aiutata a recuperare i soldi. Ti ringrazio, veramente. Non capisco. Come hai fatto a saperlo? Non importa. Volevo chiederti scusa perché mi sono comportata male con te. Ti ho trattato male e sono arrivata anche a dubitare di te. Ti posso chiedere un favore? Non chiedermi scusa. Io ti amo. Ti amo e tutto quello che faccio in questa vita è per te. Ricordalo sempre. Beh, sempre. Ora devo andare. Te lo dico con il cuore. Sì, me lo ricorderò. Togli le mani dalla valigetta e molla. Sì, devo andare. Però. Dopo ci vediamo bene. E parliamo, d'accordo? Bene, ma dove vai? Dove? Devo andare a controllare i ragazzi. Devo occuparmi di loro. Ora ci vediamo più tardi. Ma aspetta. Non vuoi che ti accompagni? Lorenzo, devo andare subito, capito? Dopo Flor, parliamo. Io volevo ciao. Solo. No, è meglio che Flor viaggi da sola. Lei ha ragione. Noi dobbiamo stare attenti ai bambini. Le streghe altrimenti prendono il sopravvento. Malala che ruba i soldi a Flor falsificando la sua firma. È davvero troppo, insomma. Magari era una famosa ladra di banche e noi non lo sapevamo. Bonnie e Malala come Bonnie e Clyde, ma in casa nostra. Non è una barzelletta, Nicholas. Dobbiamo proteggere i nostri fratelli. Dobbiamo disfarci delle streghe e cacciarle via da questa casa. È vero, bisogna proteggerli da chissà quali altre malvagità. Bisogna fare qualcosa. Sì, ma cosa facciamo? Bisogna pensare a qualcosa. Greta mi ha detto che eravate qui. Che c'è? Faccia se ne sta andando. Per favore, Franco, dobbiamo fare qualcosa. Sono andata a cercarlo e aveva radunato le sue cose per andarsene. Tu sei l'unico che può fermarlo. Salve, ho con me molti soldi e voglio noleggiare un aereo privato per andare a Krikoragan. È impossibile, non partono voli per Krikoragan a causa della guerra civile. Forse lei non ha sentito quello che ho appena detto. E cioè che ho molti soldi e quindi voglio un aereo tutto per me. Forse quella che non ha sentito bene è lei, niente voli per Krikoragan. Bene, allora compro l'aereo, con un mio aereo posso andare dove voglio, no? Avanti faccio le pratiche. No, non insista, non è possibile. Non è possibile, perfetto. Quell'aereo dove va? Va in un paese confinante con Krikoragan. Benissimo! E al completo, trasporta medicinali. A maggior ragione, ci sarà un posticino piccolo. Avanti, cosa le costa un posticino piccolo così? Le do tutti i soldi e lei diventa l'impiegata del mese. Non insista, non è possibile. No, non è possibile, non ci è possibile. Norme internazionali. Che brutta persona che è lei, ma tanto la pagherà prima o poi. Le persone cattive la pagano sempre. Mi scusi, non l'avevo visto. Scusi. Mi hanno detto che c'è un volo che arriva alla frontiera del Krikoragan. Devo prendere quell'aereo a qualunque costo. Un'altra volta lei. Non è possibile, se lo scordi. Devo dirlo in krikoraganese per farmi capire? Faccia! Faccia! Aspetta, parliamo! Attento, faccia! Faccia! Faccia, no! Da un'altra parte, lei, scusi. Ma... il mio
mio conte adorato. Che ci fai qui? Nunca pensé que encontraría alguien distinto como vos. Bene, accendo i motori. Gladys, non dimenticare di allacciare la cintura di sicurezza, per favore. Decolliamo. Con vos.